siamo un partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Gente, buonasera a tutti, intervengo per due brevissime repliche agli interventi dei consiglieri Pascariello e Bindi. Per quanto riguarda la nostra interpellanza e la nostra mozione presentata in consiglio lunedì insieme alle liste Cambia Monza e Primavera Monza, volevamo semplicemente invitare il consigliere Pascariello a leggere gli atti presentati, in quanto vi è un chiaro riferimento di legge. Si tratta dell'articolo 15 della legge 515 del 93, così come modificato dall'articolo 1,178 della legge 296, che in sostanza dice: le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale del committente responsabile. Quindi per questo tipo di infrazioni il Comune vanta e potrebbe vantare dei crediti nei confronti del, dei soggetti sanzionati. E d'altra parte noi avevamo posto la questione soprattutto per una questione di correttezza e legalità, dicendo esplicitamente che non è solo una questione economica, ma è soprattutto una questione, come al solito, di dare il buon esempio e di smetterla con le politiche dei due pesi e due misure. Per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere Bindi, mi interesserebbe sentire quindi il parere dell'assessore Longoni sul discorso dell'utilizzo sul simbolo. Dopodiché noi verificheremo naturalmente tutta questa questione. Effettivamente sul volantino il simbolo c'era, mi risulta che le circoscrizioni non esistano più, è stato semplicemente un incontro pubblico organizzato in collaborazione con un'associazione molto attiva. Non vorrei che l'intervento del consigliere Bindi fosse dettato dal fatto che a quell'incontro ha partecipato anche un consigliere di maggioranza, a cui è stato dato naturalmente la possibilità di parlare e di intervenire, e che in realtà si è preso, diciamo così, dei fischi da parte della platea e del pubblico, non certo dagli attivisti del Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente. Io intervengo anche se la prima parte del mio intervento vuole richiamare l'attenzione proprio sulle tempistiche con cui abbiamo affrontato tutto l'oggetto, anche perché una domanda proprio secca: la conferenza è convocata per venerdì, assessore, venerdì mattina? Perché è una questione importante preliminare anche questa. La conferenza è convocata per venerdì mattina? Sì. Allora, io volevo domandare questa, se non sia una questione sostanziale anche in questo caso. Cioè, nell'avviso di deposito del rapporto preliminare si rende noto che, al secondo punto, chiunque abbia interesse, eccetera, eccetera, anche per la tutela, può presentare suggerimenti e proposte che dovranno essere consegnate in duplice copia ed in carta libera presso entro non oltre le ore 12 del 26 ottobre. Questa conferenza dovrebbe valutare eventuali suggerimenti e eventuali proposte presentate da... Come fa la conferenza a valutare le proposte che sono ancora in corso di presentazione la mattina stessa? Questo in realtà non volevo cominciare il mio intervento, era una questione preliminare anche in questo caso. Cioè, se la conferenza deve valutare questi suggerimenti, queste proposte... Scusi, consigliere Fuggetta? Sì. No, perché queste questioni delle tempistiche, visto che il provvedimento è stato presentato ai consiglieri il 9 di ottobre, quindi stiamo parlando di due settimane fa, per un progetto che, voglio dire, si tratta con evidenza di un intervento di una notevole rilevanza urbanistica. Che ci abbiamo fatto delle questioni proprio sulle tempistiche, perché a noi non piace lavorare in questa maniera, ma chiaramente dover fare le commissioni urbanistiche di corsa, dover chiedere che ci siano ulteriori commissioni urbanistiche,
per poter approfondire le questioni. A detta dello stesso assessore è stato, voglio dire, utile fare questi ulteriori incontri perché il progetto è migliorato. Io non credo che siano questioni strumentali quelle su queste tempistiche, non lo credo affatto. Tanto più che in questo caso si sta parlando di una tempistica che interessa i cittadini. Perché io non vorrei che qualcuno si mettesse a presentare delle osservazioni, dei suggerimenti che poi non vengono presi in considerazione da questa conferenza. Quindi questa era la domanda. Ora, io capisco che c'è stata una fase delle domande e delle risposte che è stata nel primo consiglio, quella del 22, però la documentazione è tanta e tale che una domanda può venire anche 5 minuti prima che venga fuori di entrare qua in consiglio, perché i tempi sono ristretti, i documenti sono tanti. Presidente, come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, noi siamo totalmente contrari a questo piano, lo abbiamo espresso durante la commissione urbanistica e adesso con questo intervento cercherò di chiarire le motivazioni ulteriormente. Si tratta con tutta evidenza di un intervento con una notevole rilevanza urbanistica che interessa tra l'altro un'area libera di 45.000 metri quadri, la cui destinazione passerebbe da produttiva a commerciale e terziaria, con insediamenti che in ogni caso avrebbero impatti ambientali diversi. Ora, prima di... me l'ho già appuntato perché la questione dei tempi, secondo noi, non è meramente formale, ma è anche una questione sostanziale. I tempi e le modalità di questa discussione sono stati eccessivamente brevi, per non dire forzati. E comunque non sono state certamente delle tempistiche adeguate ad un piano che prevede la trasformazione di due aree della nostra città, quali quelle di Via Lecco e di Viale Libertà. Il piano è stato presentato, dicevamo, il 9 ottobre, durante la prima commissione urbanistica, solo 2 settimane fa. Dopo l'illustrazione dell'assessore è entrato il progettista e i commissari nemmeno sapevano che durante la seduta della commissione sarebbe intervenuto il consulente di parte, che peraltro poi non abbiamo più visto e con cui non abbiamo più interloquito. La seconda commissione era stata addirittura convocata per esprimere il parere sull'oggetto, cosa che francamente è sembrata veramente una forzatura, e come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto fin da subito, anche in conferenza dei capigruppo, che ci potesse essere spazio per un'ulteriore seduta di commissione, che poi si è tenuta venerdì 19 ottobre, solo 3 giorni di distanza dalla precedente. Ora, come ha riconosciuto l'assessore, questo tempo è stato utile per migliorare il progetto dal suo punto di vista, per ridurne i danni dal nostro. A questo si deve aggiungere che la discussione è stata in costante divenire, cioè non è che i documenti sul tavolo erano sempre gli stessi, i documenti sono cambiati, quindi ci siamo trovati a discutere su documenti sempre nuovi, tendenzialmente anticipati a poche ore di distanza dalle sedute, e a tutt'oggi il provvedimento entra in consiglio senza che nessuno dei consiglieri abbia potuto valutare uno straccio di progetto definitivo. Mi riferisco alla slide e al discorso della planivolumetria degli edifici destinati a servizi e terziario. E questo è solo il più macroscopico degli esempi, ma si potrebbe continuare, per esempio, con lo schema di convenzione e con l'ambito di Via Lecco. Noi diciamo tutto questo perché secondo noi le questioni aperte sono molte e con questa fretta non solo non si arriverà ad una soluzione ottimale, ma i rischi di illegittimità, e vedasi la discussione di cui sopra, sono dietro l'angolo. Ora, tutta questa fretta naturalmente è dettata da un solo motivo, che non ha niente a vedere con l'urbanistica, ma che ha a che vedere con le necessità di bilancio comunale. E vogliamo anche chiaramente dire che a noi non piace lavorare in questa maniera, ma che ci sarebbe piaciuto sedere attorno a un tavolo con la Giunta, la maggioranza, tutti i consiglieri, per trovare delle soluzioni alternative e proposte diverse, per fare il pari con le necessità di bilancio, con l'urbanistica e con i legittimi interessi dei privati, oltre che naturalmente con tutti i soggetti interessati, fra cui in primis i cittadini monzesi che vivono nei quartieri che sono oggetto di questa trasformazione.
naturalmente anche con le associazioni e i comitati di quartiere, ma prima, non a 3 giorni di distanza dal voto in consiglio comunale quando praticamente i giochi sono fatti. Un'ultima considerazione sulle tempistiche e le modalità riguarda la convocazione dei consigli comunali di questa settimana. La delibera era appena stata licenziata dalla Giunta, l'ordine del giorno del consiglio non era stato ancora integrato con l'oggetto 26 che già stavamo calendarizzando le sedute. Si era detto facciamo un'eccezione, ma a quanto mi risulta prima c'è stata la convocazione dei consigli comunali del 29 e del 30 e poi l'integrazione dell'ordine del giorno con il regolamento e l'aliquote IMU. E ancora sulla questione degli emendamenti, nella convocazione si fissa un termine, il termine di domani mattina, e si dice che non sono emendabili l'istanza di parte e i documenti a corredo della deliberazione. Noi personalmente ci saremmo aspettati che, non essendoci un accordo fra i gruppi su questo tema, quando si fissano dei termini su documenti emendabili, si stabilisca anche il riferimento normativo, o almeno quello di prassi, non è possibile punto e basta, altrimenti si perderà inutilmente del tempo in consiglio comunale sottraendolo alla discussione. Ora, queste sono le premesse con cui il provvedimento approda in consiglio, e veniamo al merito. Cercando però, e qui vorrei anche rispondere alla consigliera Mancuso che chiedeva la logica, cercando di ampliare lo scenario, cioè di non rimanere schiacciati sul particolare, sugli SLP, gli standard, le monetizzazioni, perché secondo noi va fatta una profonda riflessione di contesto. Oggi ci troviamo a discutere del piano Esselunga e della trasformazione dell'ambito di Vialecco perché il bilancio comunale presenta degli squilibri sul piano della spesa corrente e anche rispetto al patto di stabilità, altrimenti probabilmente nessuno avrebbe mosso una foglia su questo piano. Prova ne sia, e infatti una delle domande è perché prima questo piano, perché siamo partiti da qui? Prova ne sia quella frase obbrobriosa riportata nella delibera sugli equilibri, la riprogrammazione dei tempi di attuazione cui sono collegate azioni. Quindi cominciamo con dare un nome alle cose. Qui si sta discutendo di come fare cassa attraverso operazioni di urbanistica. Questo è quello che stiamo facendo. L'urbanistica non c'entra nulla praticamente. E questo tipo di operazioni sono in piena continuità con le politiche del territorio che hanno portato la Brianza a livelli allarmanti di cementificazione, tra i più alti non solo in Italia ma anche in Europa. Stiamo parlando di un territorio noto come la verde e operosa Brianza. Ora il lavoro, sappiamo qual è la situazione del mondo del lavoro e sappiamo anche qual è la situazione sul lato del verde. E infatti qual è l'obiezione che viene portata dai fautori del no a questo progetto? Guardate che l'area di Viale Libertà ha sempre avuto una destinazione produttiva, è stato così fin dal 71, dai tempi di Piccinato, dai tempi del piano benevolo, per poi arrivare al piano PGT Faglia. Allora, PGT Faglia Viganò, scusate. A nostro parere questo tipo di argomentazione è un'autodenuncia sull'arretratezza delle politiche di urbanistica nel nostro territorio. Ma come? È mai possibile che la destinazione d'uso di quell'area fosse una nel 71 e nel 2007 la si conferma? Cioè è mai possibile che non sia cambiato? Io non sono un urbanista, io ovviamente non sono un architetto, ma la cosa mi stupisce che un'area di quel tipo venga mantenuta con la stessa destinazione d'uso produttiva negli anni 70 a seguito del boom quando le imprese crescevano come funghi e oggi invece che abbiamo il territorio cementificato ancora nel 2007 quando forse il tema non era all'ordine del giorno, forse c'erano solo delle associazioni che se ne occupavano, ma la questione della cementificazione era già cogente, c'era questa questione. Allora, per noi questa è un'autodenuncia e quindi lo vogliamo sottolineare. Ma è mai possibile che in 40 anni non sia cambiato nulla da questo punto di vista? Mi ricordo che Monza in particolare era inquadrata così, per la sua cintura verde. Si diceva Sesto San Giovanni e Cinisello sono una colata di cemento perché
sono i primi paesi della cintura fuori Milano, non c'è più soluzione di continuità, mentre invece poi c'era uno stacco verde e si arrivava a Monza. Oggi questa percezione è cambiata totalmente, oggi noi facciamo parte della colata di cemento, e non solo, col progetto della Pedemontana si sta portando la linea dopo Monza, perché questo avverrà, è a tutti noto cosa succede quando fai passare un'autostrada. A un certo punto non c'è più neanche, ovviamente vengono suddivise le aree agricole e anche lì a quel punto si costruisce. Quindi questo è quello che si sta facendo nella nostra provincia. Perché noi non abbiamo delle regole come in Francia e in Inghilterra? Perché nel 93 in Inghilterra hanno fatto una semplice legge che tutela le green belts, le cinture verdi? È vietato che una città vada in contiguità con l'altra, bisogna preservare la cintura verde attorno alle città, è una legge semplice che vieta questa cosa, e quindi però è stata fatta nel 93, non oggi. Noi non ci abbiamo ancora degli strumenti di questo tipo, anzi con i PGT attuali continuiamo a far danni. Tra l'altro, rispetto a questo discorso della destinazione d'uso dell'area, che io sappia, era stata presentata anche un'osservazione che chiedeva che il piano di governo del territorio quell'area cambiasse destinazione. Era la famosa osservazione di Legambiente Monza numero 314 del 9 luglio 2007, ma questa osservazione è stata respinta, o meglio non è stata accolta in consiglio comunale. Punto secondo, diciamo, di questa contestualizzazione. Le politiche del territorio che sottendono a questa equazione, suolo, mezzo per fare cassa, hanno favorito e consentito alle organizzazioni criminali come la Camorra e la 'Ndrangheta di inserirsi nel nostro tessuto connettivo, nostro come città e nostro come provincia. La miopia di questo progetto soggiace a gravi profili di rischio insieme alla velocità con cui stiamo lavorando. Perché il rischio è enorme, non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico e ovviamente anche sociale, ma anche sotto il profilo legale, oltre che economico e finanziario. Io vorrei ricordare a tutti che le inchieste portate avanti dalla Procura di Monza e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sono tutte legate da un filo rosso conduttore che ha al centro l'uso del territorio. Il consumo di suolo e questo tipo di politiche che hanno questa equazione come base. La maggior parte dei casi di cronaca giudiziaria per presunti casi di corruzione, concussione e da quest'anno anche omicidio, che hanno portato a misure cautelari per politici di primo piano anche, non serve fare i nomi, amministratori locali, è stato ricordato qualcuno settimana scorsa, e anche imprenditori, si basano su questo presupposto, il territorio come mezzo per fare cassa, e voi state proseguendo su questa strada. Ce lo ricordiamo o no che meno di un anno fa in questo comune un personaggio come Antonino Brambilla, coestensore della legge regionale 12-2005, assessore vicepresidente della provincia di Monza e Brianza, pregiudicato e condannato in via definitiva durante la stagione di Mani Pulite con interdizione dei pubblici uffici, firmava la consulenza giuridica al PGT che è stato affossato? Ce le ricordiamo queste cose, oppure è passata la buriana, ci si dimentica tutto e si va a lavorare a testa bassa per incassare? Questo è per dire che secondo noi serve un altro approccio alle questioni, un altro modo di fare politica, perché quanto successo in passato non si ripeta più, e invece con queste tempistiche, con questo modo di fare veloce, purché si incassi, il rischio di infiltrazioni, il rischio di sbagliare è dietro l'angolo. Ma chi ci garantisce, proprio parlo di noi consiglieri, che con questa fretta tutto sia stato fatto bene, se fino a ieri l'altro si consentiva a pregiudicati di firmare documenti di questa rilevanza? Noi del Movimento 5 Stelle non ci sentiamo tutelati affatto, e questo è uno dei motivi della nostra ferma opposizione a questo piano.
Noi chiediamo una rottura con le politiche del passato, con le politiche del tempo di Piccinato e di Benevolo. Non perché c'è qualcosa contro Piccinato e Benevolo, che sinceramente non conosciamo, non abbiamo mai conosciuto e non abbiamo avuto il tempo di valutare, ma perché erano politiche figlie di altri tempi, per questo motivo. Non è possibile mettere da parte tutto questo per sacrificarlo sull'altare della necessità economica. Non è possibile prendere delle decisioni del genere con fortissimi dubbi di condivisione dal punto di vista dei cittadini, per tappare buchi di bilancio, ben sapendo che a gennaio saremo da capo se non si provvede ad una seria, meticolosa revisione della spesa. Ed entriamo nel, provo a entrare nel merito del provvedimento per il tempo che mi resta. Noi lo riconosciamo al sindaco e alla giunta, il tentativo coraggioso, come è stato scritto, di governare questa situazione difficile. Tra le pretese di Esselunga, la necessità di far quadrare i conti, la necessità di spiegare alla cittadinanza cosa sta succedendo. Naturalmente con questi tempi strettissimi che vanno dall'elezione a maggio a oggi, noi di questo siamo consci. E riconosciamo anche che di per sé l'idea di riqualificare l'ambito di Via Lecco sarebbe anche buona, l'abbiamo già detto in altre sedi, anche in commissione, se non fosse che per migliorare una zona se ne peggiora di molto un'altra. E a questo si deve aggiungere appunto l'opposizione dei residenti al progetto di trasferimento di Esselunga. E faccio un altro esempio, che è quello che si diceva prima. Com'è possibile che le osservazioni debbano essere presentate entro venerdì mattina e la conferenza sia convocata per venerdì mattina 2 ore prima? Com'è possibile questa cosa? Cioè, è un indice evidente della forzatura dei tempi questa, se no si sarebbero fatte le cose in maniera diversa. E il fatto è che tutta l'operazione in realtà si gioca in vista di una partita di giro, variante al PGT, con un cambio, con cambio di destinazione d'uso per i milioni di euro, 8,5, 10, gli articoli 8, 9, 10, 11 e soprattutto 12 dello schema di convenzione. Qualcuno diceva it's the economy stupid, per riferirsi alla campagna elettorale statunitense, qui dovremmo dire è lo standard monetizzato stupid. Il motivo principale della nostra opposizione risiede nell'individuazione di Viale Libertà come sede di trasferimento dell'Esselunga, per un problema di consumo di suolo libero, per un problema di tipo paesaggistico, per un problema di tipo ambientale, visto che in un paese normale quell'area entrerebbe a far parte del plis della Cavallera, oltre alle questioni già sollevate prima. E poi c'è la questione non secondaria che riguarda l'opportunità di aprire un nuovo supermercato in una zona già ben servita da altri centri commerciali, il gigante di Villa Santa, l'Iper a 600 metri di distanza, l'Esselunga delle Torri Bianche di Vimercate, che stanno tutte in un perimetro abbastanza vicino, così come il centro Vulcano a Sesto, che forse è un po' più lontano, ma non saprei distinguere. E secondo me ci vuole del coraggio per dire che questo tipo di attività commerciali non incidono sul commercio cittadino. Ci vuole veramente del grande coraggio, perché è in negabile che l'apertura di un altro supermercato Esselunga, indipendentemente che si parli di piccolo, medio, grande, centro commerciale, media superficie di vendita, impatterà sulle attività commerciali anche di Viale Libertà. Ma andiamo con ordine. Si dice, quell'area non potrà avere una destinazione diversa da edificabile, non può tornare agricola, attenzione ai possibili ricorsi, siamo in uno stato di diritto. Allora, diciamo le cose chiaramente, qui nessuno vuole cambiare dall'oggi al domani la destinazione da produttiva ad agricola, cioè sarebbe veramente uno sgarbo, questa cosa non la vuole e non l'ha proposta nessuno. Però dobbiamo aggiungere un altro elemento, dobbiamo aggiungere l'elemento che il nostro strumento di governo del territorio è in scadenza, signori, fra un mese scade. Questo non è un elemento secondario quando si parla di destinazioni d'uso, visto che una delle regole che ho imparato in materia di urbanistica è la potestà di pianificazione territoriale spetta al comune. Quindi il comune, in sede di revisione del PGT, potrebbe stabilire che quell'area cambia la destinazione d'uso. E cominciamo a fare un po' di chiarezza, quindi. Anzitutto, si è detto, la vendita dell'area
non è stata da comune a parte proponente, ma c'è stato un passaggio intermedio, quindi tecnicamente un privato ha venduto un altro privato. Prescindiamo dalle questioni di prezzo, dalle questioni dei soldi, anche se si potrebbero aprire delle riflessioni su questo discorso. Secondo, questo piano, non essendo completamente conforme al PGT vigente, prevede una corposa variante. Terzo, nel PGT vigente c'è scritto che è previsto lo spostamento dell'Esselunga da Via Lecco, ma non si individua nessuna area di destinazione di questo trasferimento. E qui bisogna rendere atto che, con una metafora, l'ha spiegato bene l'assessore, è prevista l'area di decollo, ma non l'area di atterraggio. Quarto, posto che noi non abbiamo nulla contro la parte proponente, anzi riconosciamo la serietà con cui lavora, ricordiamo che l'area verde del Parco della Cavallera, che è in discussione, ha attualmente una destinazione diversa da quella, diciamo, commerciale, che è poi il core business dei proponenti. Ora, alla luce di queste considerazioni, tutto il discorso, attenzione che ci fanno causa, attenzione che ci smeniamo, secondo così, non crediamo che allo stato attuale ci siano dei diritti acquisiti. Semmai, chi sta creando delle aspettative che potrebbero essere impugnate è l'attuale amministrazione. Diciamole le cose.